¡Cabrón! Fammi parlare, capito? Sono stato convocato dal preside, la terza volta quest'anno. Dici sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, oh. Hai preso un altro 3 all'interrogazione di matematica. Un 9 allo scritto, la media fa 6, mi pare. Ma perché agli orali fai sempre scena muta? Sono timido. Senti, Michele, sono stanca, ho lavorato tutta la notte, non ce la faccio più, è un periodo difficile. Non mi puoi aiutare? Perché non ti impegni un po' di più? Cosa ti costa? Che costa tanto non rompermi i coglioni? Oh, ma che modo di parlare? Ma mi vuoi fare incazzare veramente? Michele?
Di notte faccio lo stesso sogno. E poi mi sveglio pensando che non è vero. La vado a trovare ogni volta che posso. Le faccio sentire la sua musica. Ci parlo. O almeno ci provo. È che poi mi sento stupido a parlare da solo. Solo che... Non ci credo che l'ultima cosa che le ho detto è di non rompermi i coglioni. Michele, ne abbiamo già parlato durante le altre sedute. Non ti devi colpevolizzare. È stato un colpo di sonno. Certo. Perché dovrebbe essere colpa mia? Io non sono riuscito a salvarla. Ma cosa avresti potuto fare? Non devi chiedere troppo a te stesso. In fondo, sei solo un ragazzo, Michele. Gli assistenti sociali dicono che, nonostante tutto, te la stai cavando benissimo. Io non so se ha senso continuare a venire qua. Senti, Michele, tu devi venire qui 3 volte alla settimana. Ricordati che cosa ti ha detto il giudice. E poi vedrai che parlare con me ti farà bene. Grazie. Mia madre è morta. Mio padre è sparito. Sono solo al mondo e non c'è niente che può farmi sentire meglio. Beh, ci sarà qualcuno a cui vuoi bene. Quando ho scoperto che sei stato tu a salvarmi. Beh, ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque. Me lo racconti un'altra volta com'è andata? Così magari mi torna alla memoria. Allora, eri svenuta. Io ti ho presa in braccio. Uno dei rapitori ha tentato di fermarmi, ma io gli ho tirato un pugno. Con me in braccio? Sul ponte ce n'era un altro, ma con un calcio l'ho buttato in mare. Ti ho appoggiata sul molo e poi c'è stata l'esplosione. Oui. Il faudra que vous nous suiviez. Nous avons quelques questions à vous poser. Vous avez gagné trop de branches là. Nous avons gagné un peu plus chaud. Portala sempre sotto i vestiti e considerala un regalo di tua madre. I miei occhi non ti vedono, ma le nostre menti sono sempre in contatto. Sono tuo padre, saprò sempre quando avrai bisogno di me. Adesso ho bisogno di te. Con chi parlavi? Tu bussare proprio mai, eh? Sono passata a trovarti. Sei ancora molto triste. Giovanna manca tanto anche a me. Sai cos'è la cosa che mi dà più fastidio? Che
non ha mai saputo chi sono veramente. Dovevo dirglielo. Ma i supereroi non lo possono dire a nessuno? Sì, supereroe. Sei il ragazzo invisibile. Hai anche un secondo potere, me l'hai detto tu. Non ne voglio parlare. Ma hai fatto esplodere il sottomarino con un'onda d'urto. Candela, ho detto che non ne voglio parlare. I supereroi non esistono. Del padre. Così, dice Telemaco, il figlio di Ulisse. Quindi anche a te ha detto che li ha salvati lui. Sì. Ancora si sappia. Sai, è molto umile. Ed è per tutto questo tempo che Telemaco. Scusate il disturbo. Ragazzi, voglio presentarvi la vostra nuova compagna di classe. Presentati. Natasha. Ragazzi. Ciao, bene, buon lavoro. Ciao, io sono Marmita. Non mi interessa. Ci viene la sua festa stasera? Ed è proprio durante la festa? No, non credo. Ed è proprio durante la festa che Telemaco e Ulisse compiono la loro vendetta su chi ha usurpato il loro potere. Mi sa che ci vengo alla festa. Silenzi! È da un sacco che non ci si vede, eh? Tu che fai? Lavoro. Mica perdo il tempo a scuola gratis con i tuoi sfigati. Faccio l'autista. O sono meglio di Hamilton. Mai avuto un incidente. Dio, scusami. Mi ero scordato di tua madre. Ma che cazzo? Speciale. Dai, silenzi, non è il caso. Beh, sei un eroe, no? Gli eroi bisogna festeggiarli.
Mi ricordate la storia dei ragazzi rapiti 3 anni fa? È stato proprio lui a salvarli, no? Perché non vieni qui e lo racconti davanti a tutti, eh? Basta, per favore, sei ubriaco. Ah. Non vuoi venire? Sapete, lui è umile. Michele, dai, basta. Forse non è che non vuole dirlo. Forse lui neanche sa che cosa è successo. Che cazzo dici? Silenzio! E sapete perché non se lo ricorda? Perché non è stato lui a salvarli. Vieni, lascialo perdere. Brando! Lasciami in pace. Stella! Guarda. Posso sapere cosa è successo? Pas grand chose, hein. Je t'ai juste sauvé la vie. Stavi per morire bruciato. Ah, c'è l'incendio. Tranquillo, non si è fatto male nessuno. La biondina è salva. Stavi per fare una gran cazzata per colpa sua. I normali non devono mai sapere dei nostri poteri. Che stai parlando? Sono mesi che sento dire quanto tu sei speciale. Però a me non sembra. Io me ne vado. Non era una bella maglietta. Ma tu chi sei? È tua sorella, Michele. Io sono tua madre. Mamma, lo sai che non lo devi fare. Ti posso abbracciare? Sono 16 anni che aspetto. She's living the dream. No. That's what you'll feel. Hmm.
Hai usato troppo spesso il tuo potere ultimamente. Sto già meglio, dottore. No, mi dispiace. Non lo potrai usare per un po'. Il dottor K, l'unico normale di cui possiamo fidarci. Anche papà stava male quando usava il potere. È il problema di noi speciale. Papà mi ha detto che eri morta. Ci è mancato poco. Non mi ha detto neanche di lei. Non so cosa dirti. Mi aveva promesso che sarebbe stato con voi. Sono anni che lo cerco. Forse adesso ho scoperto qualcosa. Sai dov'è? È stato rapito. Ecco perché non si è fatto più vivo. Sai chi l'ha rapito? Sta sequestrando tutti gli antispeciali. Perché? Lui ha sempre voluto scoprire il segreto della nostra mutazione. Ci ha torturato per anni. Vuole i nostri poteri, anche a costo di farci morire. E noi che possiamo fare? Dobbiamo salvarli, no? Siamo gli unici che possiamo farlo. Natasha. Ma come dice il dottor K, io sono troppo debole per partecipare all'azione da sola. Ho bisogno di voi. Azione? Quale azione? Dobbiamo rapire Igor Zavarov. E come? Verrà qui, tra 5 giorni, per l'inaugurazione del suo gasdotto. E quando l'abbiamo rapito, che ne facciamo? Secondo te? Chiediamo che in cambio vengano liberati i nostri, no? Allora, Misha? Sei pronto ad usare il tuo potere per salvare tuo padre? Tu con
cambia sotto pressione. Sapete del nuovo gasdotto che verrà inaugurato nella nostra città? Secondo voi, come viaggia il gas nelle tubature? In forma liquida, a causa dell'alta pressione. Come dentro il serbatoio di un accendino. A questo punto, a contatto con l'ossigeno contenuto nell'aria, basta solo una piccola scintilla e... Zadam! Fuoco! Calma, ragazzi, calma! Uscite tutti dall'aula! Piatti, calma, calma! Ma che hai combinato? Mamma ti deve parlare. E bisogna far scoppiare un incendio per dirmelo? A lei non piace aspettare. Vabbè, dai, andiamo. Niente contatto fisico. È molto importante, Michele. Lo farei io, ma sono troppo debole per restare invisibile tutto quel tempo. Cosa devo fare? Devo rubare i piani della sicurezza di Zalarf. Dove? Questa parte. Zavaro atterra sabato alle 13:45. Tutto il tragitto è a rischio attentati, perciò massima allerta. Per la sorveglianza lungo il tragitto dovete coordinarvi con il signor Lobanowski, capo del servizio di sicurezza della Gasglob. Signor Questore, scusi, ma un civile? Ex colonnello dell'esercito sovietico. È a capo dei servizi segreti per un tempo discretamente sufficiente, gestendo la sicurezza di un paese di quasi 300 milioni di abitanti. Lei invece, come se la cava sul campo di battaglia? A partire dalle 14:40 ci saranno i discorsi di benvenuto delle autorità e l'esibizione della squadra di ginnastica. Alle 15:30 Zavarov girerà il rubinetto dando il via alla nuova fornitura nazionale. Ma il gas partirà da Piazza Unità d'Italia? No. Lo snodo centrale è qui. Noi la chiamiamo la caldaia. È la centralina che distribuisce i gas a tutta la città. Adesso, per favore, consegni il fascicolo dove troverete tutti i dettagli. Questo lo prendo io. Cos'è, non si fida della polizia italiana? Il dottor Zavarov ha dato delle disposizioni molto precise. Nessuno può entrare in possesso di queste informazioni. Ho fatto togliere la scheda di rete. Il computer rimane qui e qui non entra nessuno. Adesso ci possiamo accomodare fuori. Prego.
fatta, vero? Zavarov sarà scortato da un'auto blindata e due auto della polizia. Dall'aeroporto passerà per questa strada che sarà chiusa al traffico. La galleria è qui che attaccheremo. Come? Appena l'auto di Zavarov entrerà nel tunnel, Natasha creerà una parete di fuoco intrappolandole all'interno. A questo punto, io e te, Misha, da invisibile, disarmeremo la sicurezza. Ma non è un po' pericoloso? Wow, toujours pareil. Ti proteggo io. Sono tua madre. Abbiamo lo stesso sangue e siamo una sola cosa. Nessuno ci separerà mai più. Al nostro potente futuro. Come si dice da noi, non esistono donne brutte, esiste poca vodka. We're not in the rain, suddenly everything changed, they're spreading blankets on beach. Andiamo in rosticceria, prendo pollo arrosto e patatina. Non ho tanto fame. Neanche io. Ci facciamo una birra? Io sono quello che ha progettato la tua tuta. Sono Boris Kniazev. Ma tua madre mi chiama Dottor K. Sta molto male mia madre. Sì, il suo sangue non ha abbastanza globuli rossi. Ma ora ci sei tu? Tu e tua sorella siete tutto ciò di cui ha bisogno per stare bene. Di voi e del vostro sangue. Vieni, andiamo da tua madre. Toglimi una curiosità, Misha. Come hai fatto ad affondare un sottomarino pieno di uomini armati tutto da solo? È successa una cosa. Non lo so, un calo di pressione, credo. Sono entrato nella capsula di salvataggio appena in tempo. Capisco. Your sound is the end, every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Chissà come sta papà. Oh, I'm a lucky man. Count on both hands, one's eye. Presto lo rivedremo. Sei proprio scemo. E perché no, scusa? Avevo un superpotere, avevo appena salvato tutti. Ho pensato, magari posso aiutare qualcun altro. E poi? Ma qui non si sono mai rapine in banche, inseguimenti in macchine. Che ne so, l'unica cosa che ho fatto col mio potere alla fine è stata correggermi i compiti in classe. Parlavo proprio di questo quel giorno con mia madre. Il giorno in cui... In quel momento non me ne è più fregato niente di niente. So cosa vuol dire.
sono quelle cicatrici? Quello stronzo di Yusuf, il fratello della donna a cui sono stata affidata. Quando lei è morta io sono finta a vivere con lui. Yusuf beveva e quando beveva alzava le mani. Mi picchiava, mi spegneva le sigarette addosso, diceva che io non valevo nulla e che siccome mi dava da mangiare io lo dovevo ripagare. E poi di notte entrava nella mia stanza. Poi ho scoperto il mio potere. E scommetto che l'ha scoperto anche lui. Io ti odiavo, lo sai. Ma l'unica volta che sei stato in pericolo, nostro padre è corso subito a salvarti. Invece a me mi ha abbandonato. E adesso mi odi ancora? Ti piace quello lì? E che problema c'è? Vai. Scusi. Bellissimo. È il mio primo furto. Chissà cosa direbbe mia madre. Quale delle due? Che fai, non te lo metti? Non è per me. Vabbè, io vado. Ma scusa, che ci torniamo a fare a casa tua? Dormi da noi, no? Safiana, fai come vuoi. Buongiorno, Misha. Dobre utre. Ti ho fatto il caffè. Bevi il caffè? Sì. Grazie, mamma. Lo sai che qui puoi dire qualsiasi cosa? Questo no. Questo no. Questa è l'ultima volta che vengo. Perché? Perché non ho più bisogno. Questa per te. Cosa? È un regalo. Da parte mia e di Michele. È bellissimo. Grazie, tesoro mio. Questo non me lo avevo più. E fermento sale la curiosità attorno alla figura di Igor Zavaro. Ma chi è Igor Zavaro? Questo signore da 15 miliardi di euro.
корабля только лишь для того, чтобы сбежать? Мы здесь находимся уже 10 лет. Если бы он тебя любил, он бы вернулся. Неправда. Андрей любил меня. Он спас наших детей. Все наши ресурсы исчерпаны. Государство больше не верит в нас, и оно нас покинуло. Но у нас есть хорошая новость. Что? Мы свободны. Можем вернуться домой. Мы вернемся домой. Тишина. Тишина! Вы ничего не поняли. Хорошая новость — это то, что один частный инвестор решил поверить в этот проект. Вглед став подразделений, все вернется на свои места, как это было раньше. Значит, мы не вернемся домой? Боюсь, что да, Катя. Поднимитесь и поприветствуйте нового управляющего подразделения. Игорь Заваров. Я слышал, что вы особенные. Пожалуйста, продемонстрируйте мне это. Ну что, разорвешь ты эти цепи или нет? Ну так. Мы должны дать ему отдохнуть. Отдохнет мертвым. Я хочу, чтобы он разобрался. Прошу вас, я больше не могу. Еще 5 минут. Хватит бегать. Может, не прыгнешь ты? Хватит! Хватит рассуждать. Выполняй! Ci saranno delle conseguenze. Ci daranno la caccia a tutti. E qui non c'è più niente. Se devi dire addio a qualcuno, fallo adesso. Giusto. E noi ci vediamo domattina. Ma dove vai? Parto, Candela. Con la mia vera madre e mia sorella. Sono speciali come te. Farete supereroi. Allora va bene. Va bene. Allora, ciao. Addio, mio amore. Quel giorno che vi ho persi, ero disperata perché non sapevo se vi avrei rivisti mai più, ma felice perché eravate riusciti a scappare. Due speciali della seconda generazione, liberi per il mondo. Ma poi le cose sono peggiorate. Thank you.
Нет! Кать! Чтобы вы нашли секрет, как сождать молодых и лучших. Можете вы это сделать или нет? Они убили ее. Мы не можем больше ждать. Мы готовы. И в этот раз не ошибемся. Они как животные, клетку открыли и все разбежались. Сколько нас осталось? Только мы втроем. Тогда они заблуждаются. Их будут так же унижать и использовать. Мы слишком отличаемся от обычных людей. Они не захотят нас принять. Пока, Элена! Мы их заберем. Доктор К. уверен, что найдет хорошее лечение. Я должна найти моих детей. Они будут первыми, кого мы начнем искать. Доктор К. считает, что они наша единственная надежда. Это правда. Елена, это не конец, а начало новой эры для особенных. И ты, как мать двух избранных, будешь нашим главным командующим. Thank you.
l'inaugurazione del gasdotto avremo tutta la città a vederci, stampa e televisione. Dobbiamo essere perfette, intesi? Bene, andiamo dall'inizio, in posizione. Ciao, Stella. Mamma. Mamma. Ci hanno torturato, ma ora basta. Ora siamo guariti e controlliamo i nostri poteri. Basta scappare, basta fare la vita dei ladri, fuggire, nascondersi. È arrivato il tempo di combattere. Ma perché non restiamo al piano originale? Sì, infatti, capiamolo. Prendiamo i soldi e addio. Niente. Il nostro vero nemico sono i normali. Ma non siete stufi di essere trattati come mostri? Tu, Roccia, l'uomo più forte del mondo, quanti lavori umilianti ti hanno costretto a fare? Cinetica, quante volte ti hanno messo in galera? Vi ricordate di Katia, la piccola Elastica, che l'hanno fatta morire quei bastardi? E tu, mia piccola Natasha, cosa ti avrebbero fatto se non venivo io a salvarti? Soli, malati, emarginati, questo eravamo. Ma adesso è cambiato tutto. Adesso siamo uniti. E potenti. Una miscela esplosiva. Natasha dovrà forare una parete di carburo di silicio dello spessore di 10 cm. Poi il dottor K inserirà la sua miscela nel gasdotto. Quel liquido è il nostro detonatore. Quando il gas arriverà nel luogo dell'inaugurazione, il fuoco di Natasha farà il resto. Secondi. Boom. Zavarov brucerà. E con lui tutti gli altri normali. Noi siamo più forti di loro, giusto? Noi siamo speciali.
fondo scoprirà di chi è il vero potere. Dove vai? Devo andare in bagno. Fatti vedere, lo so che ci sei. Come fa a sapere che sono qui? Ciao, sono appena arrivato. Sai dov'è la mamma? Devo andare a chiamare la polizia. Il mio fratello è qui, vuole tradirci! Non è stato Zavarov a rapire gli speciali. Mi ha raccontato un sacco di cazzate. Non è questo che sognavi? Un gruppo di supereroi. Ma quali supereroi? Voi siete solo degli assassini. Così avrai tempo di pensare a chi vuoi essere davvero, uno di noi o uno di loro. Non puoi farcela senza di me. Non puoi usare il tuo potere, sei troppo debole. Non più. Vedi, Misha, tu e tua sorella siete speciali di seconda generazione. Gli unici che non si ammalano usando il loro potere. Combinando i vostri geni, il dottor Kai è riuscito a trovare la cura. Per farlo bisognava modificare il nostro DNA. Il dottor Kai ha inventato una macchina per questo. L'ha chiamata Utero. Un nome appropriato. Perché lì dentro sono rinata. Speciale lo siamo, grazie a Natasha e a te. Questo sarebbe il tuo modo di ringraziarmi? Tu volevi tradirci, Misha. Per ora te ne starai qui buono. Poi vedremo cosa fare di te. Sei un mostro! I mostri sono i normali. Natasha, non ci credo che sei d'accordo con lei. Natasha! Natasha! Buongiorno, Michele. Buonanotte, Michele. Thank you.
paura, mamma. Perché non facciamo quello che avevamo deciso all'inizio? Ora siamo troppo forti per accontentarci. Vai a prendere le chiavi del furgone. Scusate il ritardo, ragazze, ma mi stavo facendo bello per voi. Ma ce l'hai la patente? Quello è l'unico esame che ho superato. Vamonos! Сделай громче музыку! Мы совсем с ума сошли. Fino all'ultimo di farmi partecipare al suo piano. Io ho rifiutato ed eccomi qua. Ha usato il vostro DNA per diventare più potente, ma dentro di lei è successo qualcosa. È come un cane che è stato tenuto troppo a lungo in gabbia e che ora è in grado di... Di fare cosa? Ho letto qualcosa nella sua mente, Michele. Che cosa? Una cosa che ti riguarda. È giusto che tu lo sappia. Perché non ti impegni un po' di più? Cosa ti costa? A te costa tanto non rompermi i coglioni. Oh, che modo di parlare è questo? Ma mi vuoi far incazzare veramente? Miki. È un'età difficile. Non è più un bambino, ma non è ancora un uomo. Quanto avrei voluto vederlo crescere. Ma chi sei? Tu sei stata brava con lui. Davvero? Talmente brava che quando ho mandato qualcuno a prenderlo, lui ha scelto te. Non la sua vera madre. Lui sceglierà sempre me. Questo che non deve succedere più.
stronzo. Cazzo fa questo? Sì, questa non lo so. Monta, forza! Papà, non so come dirtelo, ma sei cieco. Grazie per avermelo ricordato. Comunque si dice non vedente. Guarda la strada! Ce la faccio solo se la vedo nella tua mente. Alla centralina, è lì che colpiranno. Concentrati sulla strada. Non pensare ad altro. Non hai idea di cosa significa vivere sentendo i pensieri della gente. Ho dovuto stare lontano da tutti. Guarda la strada! Curva a destra! Se vuoi cercare di fermarli, è importante che tu sappia chi sono i tuoi avversari. Natasha è incredibilmente potente. E adesso può leggere anche nei pensieri. Quanto a Elena, devi dimenticarti che è tua madre. Lei non si farà scrupolo a farti del male. Ci siamo. Boris Antonov, detto Roscia, ha la forza di 10 uomini. Rock and roll, fratelli. In compenso non è molto intelligente. Poi c'è Irina Pietrova. Hanno chiamata cinetica. Può muovere gli oggetti col pensiero. E poi c'è Piotr, detto Morfeo, ladro di gioielli ricercato dalla polizia di mezza Europa. Gli basta uno sguardo per... Sì, lo so. Ho già avuto a che fare con lui. Guarda la strada! Questo è un appello per i 70 speciali che sono là fuori, nel mondo. Nascosti, perseguitati, trattati come diversi. È tempo di uscire allo scoperto. Abbiamo trovato la cura. Possiamo guarirvi. Sarete forti. Sarete liberi. Tutto il mondo deve sapere che esistiamo e che non abbiamo più voglia di essere sottomessi. Agli altri è normale. Quando sarà diffuso questo video, voi capirete che il mondo non sarà più come prima. Perché adesso ci siamo noi, gli speciali. Noi siamo l'evoluzione della specie. E l'evoluzione non è mai indolore.
Tua madre è male, anche tu lo sei. Perché lei è una parte di te. È quella parte che scatena il tuo secondo potere. Ed è molto potente, per questo ti fa paura. E se non riesco a controllarlo? Tutti dobbiamo fare i conti con il nostro lato oscuro. Si chiama diventare adulti. Allora sei pronto? Fuoco attivato. Tempo stimato per la saturazione del condotto? 7 minuti, a partire da adesso. Il gas arriverà in piazza fra 8 minuti. Elena! Jelenuška, non lo fare. C'è sempre tempo per fermarsi. Jelenuška. Stavolta ti rileggo io il pensiero. Stai pensando che sono cambiata? Che la Elena che conoscevi non esiste più? Hai ragione di aver paura di me. Бери его к черту отсюда. Finito la benzina. E adesso, Michele, stai lì buono, se no le tue amiche muoiono. Tu non sei normale. Bisogna sempre avere un piano B, ascolta tua madre. Hai ragione. Miscela. No, Natasha. Non puoi metterti contro di me.
Moriranno delle persone, Natasha. Vuoi davvero uccidere delle persone innocenti? Sei anche tu come quella pazza di nostra madre. È così che sei! Smettila! Io pensavo fossi diverso. Fatti vedere, vignacco! Sei mia sorella, non voglio farti del male. Tu provaci, fratello. Dobbiamo procedere! Natasha, tocca a te. I tuoi pensieri. Hai paura che io non lo faccia. Ti vuoi solo vendicare. Sei pronta a ucciderci se noi non ti obbediamo. Te non ti porta niente di noi, sei venuta a prenderci solo perché ci servivamo. Solo perché avevi bisogno di guarire. Vi voglio bene, siete i miei figli. Ora vedo solo odio e rabbia. Ora basta, Natasha. Incendia quel gas. A me gli ordini non li dai. Siete solo dei bambini. Fermatele! Thank you.
noi abbiamo un conto in sospeso col signor Zavarov. Lo vedi che sei un supereroe? Candela, per favore. Eri tu. Sei sempre stato tu. Stella, non devi dire a nessuno quello che hai visto. Inventati qualcosa. Sarà il nostro segreto. Michele? Natasha. Dai, andiamo via di qui. Siamo di nuovo orfani, Misha. Thank you.